tornati tutti con la seconda parte del Let's Play di Piante contro Zombie. Questo è il secondo livello, come vedete abbiamo due strisce d'erba in più e ci sono più zombie. E abbiamo la nuova pianta, i girasoli. Io vi consiglio i girasoli di metterli sempre dietro. Come vedete vi danno un sole in più e però non attaccano. Cioè a confronto dello sparasemi non attaccano. Quindi vi consiglio di metterle dietro in modo da tenerle difese. E niente. Sì, un altro consiglio che vi do è di mettere due file. Perché in modo tale da avere più soli. Quindi fate due file e poi davanti ci potete mettere quello che volete. Sparasemi e altre piante che troveremo più avanti. Ok, mettiamo l'ultimo girasole e ora spara se mi è volontà. Sì, allora, come vi ho detto, questi sono i zombie più deboli. E come tutti gli zombie, prima perderanno un braccio e poi perderanno anche la testa. Quindi sì, sono i più deboli. Perché resistenza a zero in pratica. Poi più avanti troveremo troveremo zombie molto più forti a confronto. Allora, prima che finisca il livello vi spiego un po' velocemente cosa sono questi. Se gli zombie arrivano cioè ti mangiano tutte le piante, perché appena arrivano mangiano le piante. Se ti mangiano tutte le piante e arrivano al fondo, questo trattorino, che è un tagliaerba alla fine, passerà a parte e ammazza tutta la fila di zombie che c'è. Quindi è una protezione, diciamo. Poi però sparisce, quindi non potete più proteggervi con quello. Se abbiamo finito il livello c'è la ciliegia esplosiva. Cherry Bomb si chiama, che fa distrugge una grande area di zombie. Adesso io vi saluto, è stata anche questa una parte molto corta, ma noi ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti!